Si avverte già adesso la preoccupazione di molti verso l'estate del problema siccità perché le precipitazioni sono scarse e sono state finora scarse. La situazione in provincia di Teramo qual è? Allora, sicuramente è una situazione che possiamo definire severa, nel senso che ovviamente questa situazione idrogeologica di tutta la penisola influisce anche sulla nostra provincia. Tuttavia, va detto che noi negli ultimi 5 anni abbiamo fatto degli investimenti mirati proprio sotto questi aspetti che hanno fatto sì che noi possiamo stare relativamente tranquilli in questa situazione, nel senso che poi ovviamente se ci sono dei peggioramenti climatici da qui a quest'estate, io non, adesso non ho la sfera di cristallo, diciamo così, però in primis c'è il potabilizzatore di Monte Albomano, per cui è previsto addirittura un potenziamento di 55 milioni di euro che garantisce un'affluenza di acqua importante sulla costa. Infatti la scorsa estate non abbiamo avuto particolari problematiche. Poi abbiamo inaugurato degli investimenti che portano a nuove captazioni per quanto riguarda la zona della Vibrata, che storicamente è quella che soffre di più, e abbiamo fatto tutta una serie di investimenti mirati sulla rete, in particolare anche con i fondi del PNRR. Che ci consente appunto ci ha consentito di fare, oltre alle normali manutenzioni, degli investimenti appunto delle reti idriche nuove, e quindi questo ha limitato moltissimo la dispersione, che oggi alla Ruzzo Reti è circa del 26% a dispetto del 40% nazionale. Quindi ecco, sicuramente siamo più sereni rispetto ad altri. Tuttavia vale sempre una regola di prudenza anche per i cittadini, quindi limitare il consumo dell'acqua, evitare sprechi e quant'altro sostanzialmente. Situazione severa vuol dire che comunque siamo sotto soglia del periodo in ogni caso. Siamo sotto soglia, consideriamo che ha nevicato il 50% in meno rispetto agli altri anni, che le sorgenti hanno avuto un abbassamento del 20%. Questi sono i dati che ci arrivano sicuramente, ripeto, allarmanti, e che noi riusciamo a gestire grazie proprio agli investimenti mirati. Nell'ultima audizione della commissione inchiesta sull'acqua, il presidente Marsiglio ha anche prospettato una serie di interventi per 500 milioni di euro nei prossimi anni. È una notizia positiva per l'Abruzzo in generale e immagino anche per il Teramano. Sicuramente una notizia positiva. Il fondo da 55 milioni che dicevo appunto viene origine anche da questo per il potabilizzatore. Ovviamente per molto tempo si sono trascurate a livello politico le reti idriche, che sono infatti una criticità del nostro paese, e quindi è un bene che adesso la politica stia spingendo sotto questi profili.